differenti le categorie, diversi i colori della cintura ma uguali i sorrisi. La terza prova del campionato provinciale di judo ha avuto come sottofondo la gioia di ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi alla prova. Ai nostri microfoni parla Gualtiero Spagnoli, responsabile del settore judo per il CSI. È la terza prova del campionato provinciale, in più in memoria a una ragazza che è stata fatta a Mazzano. La seconda calcinato e la terza, cioè la seconda Roncadelle ancora e la terza Roncadelle. La prossima dovrebbe essere l'ultima a Mazzano, a Calcinato 11 del CSI. Sì, c'è stato un calo. Confronto gli anni indietro, se eravamo arrivati anche a 14, 15, i primi anni eravamo, siamo partiti con gli anni indietro, nell'84 eravamo in 3, poi siamo saliti anche a 20 società. Divise in base alle categorie, alle fasce di età, partiamo da ragazzi, fanciulli, ragazzi, bambini, esordienti A, esordienti B, maschili e femminili. I fanciulli e i bambini combatteranno a terra, in levazà, invece gli altri faranno in levazà in piedi. La giornata si è svolta nel centro sportivo di Roncadelle, che come sempre si è dimostrato attrezzato e pronto ad accogliere con grande calore i giovani atleti. Mario Malacchini, presidente della società Judo Roncadelle dal 1975, illustra la storia della società. Dopo questa gara ci saranno i regionali a marzo e aprile, speriamo di farli qua a Roncadelle. E poi, finito i regionali, si va ai nazionali. Penso che andiamo verso Venezia, Giulia partirà a Lignano, sarà a far crescere. Praticamente il judo aiuta molto anche i bambini. Nel senso che il judo è una disciplina sport, ma anche proprio una disciplina proprio perché lo sport al judo si fa in due, uno contro l'altro, e lì si mette a confronto. Non è gli sport di squadra che ce ne sono gli altri dietro. Se tu non giochi oggi, qua bisogna proprio mettersi a allenarsi e ogni volta piano si cresce. Abbiamo voluto sentire anche la voce di alcune delle società presenti all'evento. Marco Corvetti, direttore tecnico del judo calcinato. Brescia, 140 iscritti, 80 bambini dai 4 ai 12 anni, abbiamo progetti scolastici in diversi paesi della provincia, Cuculento, Molinetto, 5 iscritti bambini dai 3 anni fino ai 12. A 12 anni possiamo avere una equità di insegnamento, di disciplina e di pratica. Dopo i 12 anni chiaramente lo sviluppo maschio femmina comincia a diventare diverso e sicuramente l'insegnamento oltre a questa età deve essere assolutamente diverso, perché è formativo, fate judo perché è disciplina, fate judo perché è uno sport che io pratico da 43 anni e amo come se fosse il primo giorno. Susanna Erbat, insegnante per la palestra CSCR Judo Roncadelle. Allora, io sono stata atleta, amante di questo sport, e la mia aspirazione era, una volta che non potrò più fare le gare, trasmetterò quello che io ho imparato durante la mia attività ai bambini. Ho dovuto fare dei corsi a Milano, l'esame a Roma per diventare appunto insegnante, e poi mi sono dedicata al Judo Roncadelle, sono una circa 30, poi io insegno anche a Castelmella, che è un paese limitrofe, e ce ne sono anche gli altri 30 bambini più o meno, bambini e ragazzi. Luciano Botticini, insegnante tecnico judo alle Gocce di Gussago. Adesso c'è solo la squadra agonistica che sono 7, alcuni erano malati, dunque 7 sono quelli che fanno la gara oggi. Quelli di oggi sono fino esordienti B. Ho bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti A e esordienti B. Claudia Venturini, responsabile tecnica Judo Boys. Sono responsabile tecnica del Judo Boys, una società sportiva che opera all'interno di Brescia, Aura Gomella. Abbiamo 17 ragazzi che vanno dai 6 anni fino ai 18 anni circa. E sono suddivisi in due momenti, in cui facciamo prima l'attività per i bambini e poi quella per i ragazzi un po' più grandi.